italiano, prima prova della maturità, tanta tensione prima di cominciare, adesso però la prima parte è passata. Sì, abbastanza, devo dire che a me mi ha rilassato molto questa prima prova, forse perché mi piace la materia in sé, mi piace scrivere, però devo dire che le tracce sono state di mio gradimento. Quale hai scelto? Artistico-letterario, tipologia B. Dedicato a? E sulla natura, e parlava appunto della natura, l'idillio e dell'arte. E c'erano molte citazioni appunto di artisti italiani come Ugo Foscolo, Montale, Leopardi, e diciamo che sono riuscita a inserire quasi tutto insieme. È stato molto, per me, molto. Mi sono concentrata un sacco, mi è piaciuto. La maturità ovviamente chiude un ciclo, ci sono ancora un po' di prove, ma ti vedo tranquilla. Al termine, che cosa c'è nel tuo futuro? Per l'estate voglio un po' rilassarmi, prendere una pausa. Poi a settembre si vedrà vedrò di appunto distribuire dei curriculum nelle agenzie di viaggi o hotel, dove appunto il mio indirizzo mi può portare, diciamo. Se il tema è andato, cosa avete scelto? Ho scelto il tema B, che era sul lavoro. Anch'io ho scelto questa traccia qua, mi sembrava la più bella e la più appetibile tra tutte le altre, anche perché erano abbastanza difficili le altre tracce, anche sui poeti c'erano, io ho scelto la più semplice per me. Anch'io ho scelto il loro stesso argomento perché mi sembrava il più attuale. Domani la seconda prova, come ve l'aspettate? Problematica domani è problematica, abbiamo la seconda prova di economia, che può venire fuori qualsiasi cosa tra bilancio, budget e tutto. Io sinceramente spero venga fuori il bilancio, anche perché è quello che sappiamo meglio, però break even point. Esatto, quindi dobbiamo studiare molto la teoria, che sarà molto importante. Esatto. Tranquilli per la terza prova, immagino tranquilli anche per l'orale, dato che la commissione inizierò io per prima, quindi aprirai le danze. Un'ultima cosa, dopo la fine di questi anni di scuole superiori, che cosa c'è nel vostro futuro? Cosa volete fare? Lavoro, io ho già il mio lavoro con mia madre, quindi sono anche abbastanza fortunato. Anch'io ho già da lavorare, entro nel settore dell'autotrasporto qua a Sassuolo con mio padre. Da questo punto di vista sono abbastanza fortunato ad aver già il lavoro. Io cercherò da lavorare appena finisce. Prima le vacanze, poi si cercherà. Cosa vi mancherà di questa scuola? I miei compagni. No. Che traccia avete scelto oggi? Socioeconomico. Socioeconomico. E io il tema D, che parlava del progresso materiale e del progresso morale. Artistico-letterario, riguardante la natura e il rapporto tra l'uomo e la natura. L'analisi del testo non l'avete presa in considerazione. Neanche no. Pensato. Veniamo a quello che succederà dopo. Finita la maturità chiude un ciclo, no? È un momento sicuramente che viene temuto, c'è della tensione prima, però poi alla fine rimane un bel ricordo. Che cosa vi rimarrà di questi 5 anni al liceo? Sicuramente tanti studi difficili e lunghi, però tanti bei ricordi con la classe e gli insegnanti. Le amicizie soprattutto, e più che altro il fatto che mi sento proprio cresciuta da quando è iniziato tutto, e se riguardo indietro comunque porterò sempre una bella esperienza. A me rimarrà il sentimento di protezione che abbiamo avuto per tutti questi 5 anni, perché alla fine la nostra classe era un po' come la nostra casa, e tutti i giorni per 5 ore insieme, quindi sicuramente dei bei ricordi. La capacità di saper affrontare i problemi insieme, perché comunque anche se c'erano dei momenti in cui eravamo meno uniti, eravamo comunque una classe, e c'è la speranza di riuscire comunque anche negli ostacoli futuri a riuscire a superarli, perché è quello che abbiamo sempre fatto fino adesso. Dopo la maturità che cosa farete? Io spero di entrare a Lingue Orientali a Bologna. Io vado in viaggio di maturità intanto, poi dopo anch'io o lingue orientali o professione sanitaria, però un attimo. Stavi scappando perché? Non scappo perché io non ne ho idea e non mi piace niente in particolare, quindi vedremo un po' così.
probabilmente scienze dell'educazione, però magari mi prendo un momento di pausa prima di cominciare l'università, perché così ho più voglia, ho più stimolo. Prima prova archiviata, come è andata e cosa avete scelto? Allora, personalmente sono molto soddisfatta, ho scelto un saggio breve sul rapporto fra uomo e natura nell'arte e nella letteratura e avevo molta conoscenza riguardo all'argomento, quindi penso che sia andata bene. Allora, anch'io sono abbastanza soddisfatta, ho dato quello che sapevo di poter dare, ho scelto il suo stesso, quello del rapporto tra l'uomo e la natura e anch'io avevo buone conoscenze. Domani la seconda prova, cosa vi aspettate? È temuta oppure no? È temuta più di questa perché per quanto mi riguarda scienze umane e ci sono molti autori da tenere in considerazione, mi spaventa un po' il fatto di non riuscire a capire come metterli dentro, però vabbè, andrà bene anche quella. Io ho inglese, la prova secondo me è più tranquilla, quindi non ho problemi, almeno per quello. Dopo la maturità, quindi da luglio in poi, che cosa c'è nei vostri progetti? Allora, nei miei c'è l'università e vorrei studiare psicologia a Padova e quindi ci sarà il test d'ingresso il 31 agosto. Anche io farò l'università, andrò alla Cattolica di Milano a studiare lingue, comunicazione e media, io non ho il test per fortuna, quindi già deciso. Luca, la prima prova è andata, che tema hai scelto? Ho scelto il tema, l'articolo di giornale, e argomento socio-economico, chiaramente. Era sulla robotica e le nuove tecnologie del lavoro, era l'unico che mi ispirava. Il tema, abbiamo detto, è stato archiviato, domani la seconda prova, che cosa ti aspetta? Sicuramente una cosa più dura di oggi, il nostro è un tema e allo stesso tempo una verifica, diciamo, però non c'è ancora la preoccupazione che ci sarà per la terza prova. Dopo la maturità cosa c'è nel tuo futuro? Università, Bologna, scienze politiche, poi si prova a fare il master in giornalismo e diventare giornalisti. Tema, com'è andato, cosa hai scelto? Ho scelto le nuove tecnologie e il lavoro. Com'è andato non lo so. Seconda prova, ti fa paura? Sì. Su cosa ti dovrai cimentare? Su scienze umane. Dopo la terza prova, dopo l'orale, che sono due scogli abbastanza che incutono un certo timore, la maturità sarà finita. Che cosa ti rimarrà di questa scuola e di questi 5 anni? Di sicuro le cose che mi ricorderò sono anche le più semplici, perché comunque sia sono, cioè, non lo so spiegare, però il fatto di venire tutti i giorni a scuola, cioè ormai la classe diventa una famiglia, no? Una seconda famiglia. Ed è strano poi non vederli tutti i giorni, sempre le stesse persone. Comunque ci sono cose belle. Dopo le scuole superiori che cosa farai? Non lo so. Prima prova com'è andata? Abbastanza bene. Ho fatto socio-economico, saggio breve. E sì, normale. Abbastanza bene. Anch'io ho fatto tipologia B, saggio breve, socio-economico, nuove tecnologie lavoro. E beh, più o meno. Domani c'è la seconda prova, per te cosa sarà e cosa ti aspetti? Un tema di scienze umane, spero un po' diverso da questo perché questo era molto tecnologico e spero ci sia qualcosa più di sociale, più su tipo, non so, più generale, questo qua era molto lavoro tecnico. Per te invece domani c'è la prova di matematica, sì. E quindi di numeri ce ne saranno tanti. Esatto, infatti speriamo che vada meglio della simulazione e niente. Al termine di tutto questo, dopo gli orali che si protrarranno anche nel mese di luglio, per tutti si chiude sicuramente un periodo importante della propria vita. Cosa vi rimarrà di questi anni al liceo? Ma sicuramente tutte le amicizie che abbiamo fatto e quello che abbiamo imparato, secondo me. Sì, le amicizie, un po' il metodo di studio e il percorso che abbiamo fatto, comunque 5 anni sono stati lunghi da un punto di vista, mentre da un altro secondo me sono passati molto in fretta perché mi ricordo come se fosse ieri che ho iniziato la prima ed ero alta così e avevo paura di entrare, quindi comunque una bella esperienza. Dopo la maturità cosa c'è nel vostro futuro? Penso economia. Io direi fisioterapia, anche se è difficile entrare, quindi però ci si prova. Quindi c'è da studiare per i test d'ingresso. Sì, quindi agosto viaggio di maturità e poi si torna a studiare. Non è una vera estate. Prima prova com'è andata?
Bene, dai, abbastanza bene. Tracce più semplici del previsto. Che tema hai scelto? Traccia D, ordine generale. Ovvero, argomento? Il progresso, la civiltà, civiltà del progresso, degenerazione. Un argomento un po' così. Prossime tappe di questa maturità, seconda, terza prova all'orale, qual è che ti spaventa di più? Terza prova, perché abbiamo fisica e tedesco esterne e fisica linguistico diciamo che non è proprio la nostra materia preferita, quindi è l'unica che ci spaventa un po'. Cosa c'è nel tuo futuro dopo la fine di questi 5 anni e che cosa ti rimarrà di questi 5 anni? Rimanermi tanto, perché il liceo devo dire che mi ha dato tanto, soprattutto dal punto di vista umano. E per quanto riguarda il futuro, vediamo, sono in fase di scelte, probabilmente farò marketing e poi andrò a Milano a fare moda. Liceo scientifico, il tema è sicuramente una prova impegnativa, ma la seconda prova, matematica, è lo scoglio, vero? Sì, abbastanza, infatti domani sarà dura, ma anche oggi non è stata molto facile comunque, perché le tracce erano comunque abbastanza complicate, soprattutto non tanto l'analisi del testo, che comunque, anche se è un autore che secondo me nessuno ha affrontato, Caproni, e era comunque abbastanza semplice. Invece le altre erano più o meno, più che altro non tanto differenti l'una dalle altre, soprattutto quelle di ambito scientifico, tecnico, e parlavano altre, invece parlavano molto della natura e cose del genere, ma comunque non è stato, diciamo, una prima prova con diciamo molte sfaccettature, diciamo, è stata molto incentrata su due filoni, diciamo, e quindi è stato anche abbastanza complicato scegliere quale traccia fare. Io invece sono stata fortunata perché in tesina avevo proprio portato la natura e la potenza della natura e tre tracce erano sulla natura, infatti ho fatto l'analisi del testo, anche se non era un autore che abbiamo affrontato, ma era molto fattibile. E le altre, sì, natura da diversi punti di vista e per il resto soprattutto tecnologia, progresso, mentre la seconda prova ci preoccupa un po', non siamo pronti proprio ad affrontarla, ma vabbè, vediamo come va. Dopo ci sarà la terza, ci saranno gli orali, però alla fine la tensione che c'è stata fino a ieri sera oggi è completamente andata, dai. E secondo me deve ancora arrivare, cioè io ero abbastanza tranquilla per la prima prova, la seconda comincia ad esserci un po' di ansia e l'orale secondo me è proprio il culmine ed è dura, secondo me la parte dura deve ancora venire. Sì. Secondo me oggi c'era un po' l'ansia per l'ufficiosità diciamo dell'esame, ma adesso arriva la parte di studio in realtà, quindi secondo me è la parte più complicata e quella che ci darà più da fare. Che cosa c'è dopo la fine del liceo nel vostro futuro? Io non smetto di studiare, tutte le estati passerò a prepararmi per affrontare il test per l'ammissione all'università e proverò a entrare a ostetricia. Idem, perché io proverò ad entrare a medicina, quindi mi tocca studiare abbastanza. Diciamo che ho un mese di vacanze e poi si riprende a studiare. Che cosa vi rimarrà di questi 5 anni? A me spaventa finire la scuola, perché comunque è una parte di vita che è durata davvero tantissimo e comunque i compagni, l'ambiente scolastico, cioè cambierà proprio la vita, però sicuramente un bellissimo ricordo. Il liceo secondo me è stata una scelta davvero azzeccata e mi sono trovata benissimo, un clima bellissimo. Sono d'accordo, anch'io lo rifarei da capo. Sì e no, perché comunque sono stati 5 anni di studio e su quello non c'è niente da dire, sono stati 5 anni dove ci siamo impegnati e i risultati sono arrivati e non arrivati, ma però sì, devo dire che mi sono trovato bene, soprattutto a livello anche di professori, compagni di classe, è stata una bella esperienza e sono felice di averla intrapresa. Scienze umane, oggi il tema, che traccia hai scelto e che cosa ti aspetta domani? Ho scelto la tipologia, quello socio-economico, e domani invece ho appunto la prova di indirizzo che riguarda un saggio breve su materie umanistiche, quindi pedagogia, psicologia, antropologia e sociologia. Alla fine della maturità, ormai lo scotto è stato quello di oggi, poi forse tutto in discesa, almeno come tensione, che cosa c'è nel tuo futuro e che cosa ti rimarrà di questi 5 anni? Allora, di sicuro l'università, perché comunque cioè, bisogna
ampliare i propri orizzonti e niente, di questi 5 anni mi rimarrò impresso la mia classe, tutti i prof e basta. Che indirizzo universitario hai scelto? E vorrei fare o igiene, quindi sanitaria, oppure proseguire con scienze della formazione primaria. Tema, prima prova, liceo classico, domani latino. C'è più tensione per il risultato di oggi o per la prova di domani? C'è più tensione per la prova di domani, molta di più. Quella di oggi alla fine la fanno tutti uguali e quelli del classico sono avvantaggiati. Quella di domani invece è la più dura di tutte quante, secondo me. Che traccia hai scelto? Oggi ambito socio-economico e redazione di un articolo di giornale. Domani che autore ti aspetti? Domani, allora, io mi aspetto Tacito perché sono molto sfortunato e Tacito è il peggiore di tutti quanti. Però spero anche in Cicerone. Veniamo a un momento un po' più nostalgico. Si chiude con la maturità, un periodo comunque importante nella crescita di chiunque. E che cosa ti resterà di questi anni al liceo classico Formigini? Ah, questa non è una domanda facile. Di sicuro non mi rimarranno molto, mi rimarrà più che i contenuti, mi rimarrà, diciamo, i metodi di studio e soprattutto le abilità che ho sviluppato in questi 5 anni. Tornassi indietro magari rifarei certe cose, soprattutto materie come latino e greco dall'inizio con un atteggiamento più critico, perché ad oggi sono arrivato a capire che sono fondamentali, soprattutto per capire, cioè, i giorni d'oggi. Diciamo che non c'è memoria senza, non c'è, come posso dire, non si può studiare la storia di oggi, diciamo, senza memoria del passato, e questo l'ho capito purtroppo solo l'ultimo anno, però tornassi indietro rifarei le cose diversamente. Un'esperienza molto positiva, ti rimarranno anche tanti bei ricordi, immagino, del gruppo. Assolutamente sì, abbiamo creato un gruppo classe che secondo me funziona e man mano negli anni, diciamo che a forza di aiutarci e tutto, abbiamo sviluppato qualcosa secondo me di molto positivo. Che cosa c'è nel tuo futuro? Nel mio futuro adesso dovrei iscrivermi all'università e pensavo a giurisprudenza, però ancora ho dei dubbi, ansie di non farcela, tante cose. Però vediamo, prendo l'estate per pensarci. Matteo, prima prova, cosa hai scelto? Il tema di ordine generale. Quindi? Quindi il tipologia D che parlava del progresso. Questa tornata di maturità ha visto tra i temi anche molte tracce dedicate al progresso e alla tecnologia. Per chi fa una scuola tecnica forse un po' anche un aiuto. Ma parlava più del progresso a livello moralistico che a livello di cioè anche tecnologico, però più a livello moralistico forse, quindi cioè aiutava e non aiutava, dipende. Prossime prove, quali ti spaventano di più? La seconda tanto, domani mi spaventa molto molto molto, e anche la terza sarà un po' impegnativa, però domani sarà il problema. In cosa consisterà? Seconda prova di informatica sarà la progettazione di un database. È inutile che stia a spiegare perché è difficile da spiegare tutta la roba che c'è da fare, però è difficile, molto. Dopo c'è l'orale, che cosa c'è invece nei prossimi mesi, nel tuo futuro? Cosa vorresti fare? Intanto la vacanza, mi godo l'estate e poi direi di iscrivermi all'università, ingegneria informatica. Prima prova, che traccia hai scelto? Io ho scelto la tipologia D, che era il tema che riguardava un po' il progresso, quindi l'idea di progresso nella nostra civiltà, cosa significa un po' per me il progresso e quindi come sta andando, diciamo, quindi i nostri giorni rapporti un po' al passato, o perlomeno come l'ho interpretato io. Sicuramente prima di arrivare qui stamattina c'era tanta tensione, penso un po' in tutti gli studenti, vista dopo aver fatto la prima prova, un po' più di tranquillità. Ma boh, sì, direi che comunque il cuore l'avevo a posto prima, ce l'ho a posto adesso. Il tema non è proprio la mia specialità e di sicuro non puntavo su questo. Vedremo poi come andrà la seconda, la terza e poi l'orale. Seconda prova, che cosa vi attende? Seconda prova abbiamo matematica e quindi analisi e geometria matematica. Che cosa farai nel tuo futuro?
Ma intanto iniziamo ad essere ammessi all'università e poi vedremo. A me piacerebbe fare biotecnologia a Modena, ci sarà da fare un esame d'ingresso, speriamo che vada bene e poi. Quindi un'estate sui libri? Sì, estate sui libri, decisamente sì. Voi oggi la prima prova di maturità, com'è andata? Che traccia hai scelto? Ho scelto la tipologia D, quella libera, ovvero quella che riguardava il progresso in generale, ma sì, è andata abbastanza bene, anche per i miei compagni direi. Sì, non ci sono state grosse difficoltà, secondo me. Tra le tracce di quest'anno, tanti temi legati al mondo della tecnologia, al mondo dell'innovazione. Per chi fa un corso come il corso ceramico del Don Magnani, forse è anche un po' un aiuto. Ma sì, sicuramente, perché adesso comunque le nuove tecnologie nelle industrie, diciamo che ci facilitano anche il compito di poter scrivere un buon tema. C'erano molte tracce sui robot, molte cose veramente sofisticate, belle, però io comunque non è che ero molto afferrato, quindi ho preferito andare un po' più sul generale. Prossime prove, che cosa ti attende e che cosa magari temi maggiormente? Ah, domani ci attende la seconda prova, che è quella di indirizzo, ovvero quella di ceramica, ma a regola quello ci siamo allenati molto durante l'anno, quindi direi di non avere grosse difficoltà. Invece il 26 abbiamo la terza prova, che è quella dove ci sono un po' tutte le materie, quella un pochino più complicata, siccome bisogna studiare tutto il programma dell'inizio. Dopo la maturità che cosa hai deciso di fare? Ah, dopo la maturità io, siccome già ho perso anche alcuni anni, penso proprio di andare a lavorare. Senza alcun dubbio. Cosa ti rimarrà di questi anni di Don Magnani? Beh, ora la stanchezza. Voi sinceramente, ma sì, sono cresciuto molto da quando sono entrato e diciamo che un po' mi dispiace anche dover abbandonare l'istituto, però comunque bisogna andare avanti. Prima prova, com'è andata? Come avete trovato le tracce? Quali avete scelto? Ma le tracce erano molto facili, a dire il vero, cioè a mio parere. Io ho scelto la tipologia B, saggio breve, ambito robot e intelligenza artificiale, quindi tecnico-scientifico. Ho scritto abbastanza perché l'ho scritto anche nella tesina, era un mio argomento l'intelligenza artificiale, quindi ho fatto 7 colonne, speriamo siano 7 fatte bene almeno. Io invece ho fatto sempre la tipologia B, invece ho fatto socio economico. E ho parlato sempre lo stesso argomento, i robot, visto che le tracce erano molto simili e mi ha dato un po' parecchio fastidio perché dovrebbero essere parecchie differenti. E ho fatto abbastanza colonne, giusto quelle tre per avere, spero, la sufficienza e andare avanti, dai. Che cosa ci sarà dopo la fine della maturità nel vostro futuro? Ma nel mio futuro spero un lavoro, ho già lavorato diversi anni, ma adesso basta, voglio dedicarmi al lavoro, punto a un'azienda in particolare, è sempre di automazione, noto qua in paese, più che altro in provincia, e niente di ambizioso insomma, però voglio lavorare. Ah, io invece dopo la maturità spero di trovare lavoro, spero a Sassuolo oppure anche all'estero, speriamo in bene, dai, come si può dire. Cosa vi rimarrà di questi anni al Don Magnani? Ah, l'esperienza sicura e niente, insomma, ho imparato molto la pratica più che la teoria sicuramente in questa scuola. Invece sono venuto qua direttamente dalla quinta e si può dire che ho imparato anch'io molto manualità che teoria ed è, spero che sia così. In tutte le altre anni, che visto che da anche quest'anno sta diventando volta, e spero che il nome Don Magnani va avanti, dai, come si può dire. Spero di invece di andare all'estero, come si può dire, dai. Andrea, che traccia hai scelto? Ho scelto analisi del testo, la tipologia. Com'è andata? Penso bene, dai. Dopo il tema arrivano le prove di indirizzo. Domani che cosa ti attende? Economia aziendale domani. Come te lo aspetti? Non lo so, speriamo bene, un'incognita. Terza prova, ti fa paura oppure no? No, meno della seconda. Cosa c'è nel tuo futuro? Speriamo soldi.
Farai l'università o continuerai a andare o vorrai andare direttamente al lavoro? No, provo a fare università, poi vediamo. Che indirizzo? Marketing e gestione aziendale si chiama. Prima prova, com'è andata? Ah, spero bene. Ah, dipende, devo vedere. Cioè, poi mi valutano, però spero bene, dai. Che traccia hai scelto? La tipologia B, saggio breve, il socio-economico. Dopo la fine della maturità, che cosa hai deciso di fare? Ah, intanto finiamola, poi ci pensiamo. Però sicuramente un po' di emozione per questo, per l'esame c'è, ma c'è anche un po' di dispiacere, perché comunque si chiude un ciclo e si lasciano tanti amici e tante persone. Sicuramente. Ragazzi, prima prova, cosa avete scelto e come pensate sia andata? Ho scelto la tipologia A e l'analisi del testo, penso che sia andata abbastanza bene. Niente. Sì. Invece ho scritto un articolo di giornale del tema di ambito socio-economico e sono fiducioso. Prossimi appuntamenti con l'esame di maturità sono la seconda prova, la terza prova e l'orale. Quale vi spaventa di più? La seconda prova, decisamente. Economia aziendale, secondo me, è la più difficile tra la seconda e la terza prova. Concordo pienamente con il mio compagno di classe. Però un po' la paura da ieri è passata, perché lo scotto con l'ufficialità c'è stato. Sì, no, adesso ormai siamo un po' più tranquilli, anche se comunque ci aspetta comunque la seconda prova e l'orale, che sono impegnativi. Beh sì, diciamo che l'ansia pre-esame è passata, ora arriva l'ansia pre-seconda prova, ecco. Finito questo periodo di ansie, però ci sarà sicuramente un momento di catarsi, perché finiscono 5 anni, un po' c'è la gioia di aver finito la scuola, ma dall'altra parte c'è anche un po' di nostalgia per quello che si lascia. Certamente, anche se diciamo non guffiamola, però speriamo di uscire quest'anno e niente. Sono stati 5 anni abbastanza belli, ci portiamo dietro comunque dei bei ricordi e tutto qua. No, vabbè, esperienza sicuramente positiva, mi mancherà venire a scuola soprattutto perché non potrò più rivedere i miei compagni di classe. Cosa farete dopo? Proveremo ad andare all'università a vedere com'è l'ambiente e speriamo bene, dai. Che corso? Economia aziendale. Io invece sono più deciso ad andare direttamente a lavorare, magari riuscire a trovare qualcosa come programmatore, visto il corso informatica, e vedrò come andrà.